Innanzitutto vorrei soltanto, scusa, non mai intervenire su quello che dicono gli altri, ma solo per precisazione. Nessuno va da Milano 10, ognuno 10 deve fare nella propria città un'iniziativa. Sia chiaro questo, per il 9 sì però, il 9 sì. Il 9 sì. Il 10 ci colleghiamo, tutte le iniziative sono collegate in rete attraverso l'operazione politica che facciamo, anzi. Se le compagne e compagni che possono, già nell'ordine dicono quello che hanno pensato che si fa nella loro città, e anzi anche domani, no? Ci possono pensare pure stasera, domani fare un'ipotesi, perché bisogna costruire il calendario, quello va costruito. Già qui siamo 25-26 sì, già siamo 25-26, ma lo ripeto come l'ha detto Massimo, l'iniziativo può anche essere che in realtà dove non c'è la strutturazione per me, così. Quel giorno si consegna una petizione al Consiglio Comunale, per farmi esempio, scusate, dicevo per trovare la cosa. Adesso volevo dire, perché ci siamo detti una cosa, che durante l'intervento di Cesare era finito il termine per l'iscrizione, quindi adesso dico chi è iscritto a parlare. Fermo restando, lo vedo, che si intervengono dei gruppi e domani mattina c'è una nuova plenaria, dopo una breve relazione dei gruppi, in cui normalmente ogni compagno, anche se brevemente, può reintervenire. Quindi c'è il compagno Cangelli, poi c'è il compagno Weiner del 26x1, l'occupazione, ecco, che veniva adesso raccontata. Pasquini, Simoni, Pasquini di Roma, scusate, Simone, Ripac, il compagno Ripac di Perugia, il compagno Mario Di Rimini, che abbiamo dato una scheda che è stata già, una relazione già preparata, ma poi per illustrare altre, diciamo brevemente, altre cose, e poi il compagno Carenza di Milano. Fermo restando questi interventi, alle 16.30 questa parte può essere conclusa e cominciamo quindi senza soluzioni di continuità, perché se no poi non si riesce a lavorare, diciamo, sui gruppi di lavoro e di quello poi ne parliamo a punta alle 4:30 appena l'idea fa. Allora, io penso che la cosa più importante di questa conferenza è di aver capito di arrivare al congresso naturale dell'Unione Inquilini con delle idee già discusse, formalmente già decise, in modo che quei 3 giorni le possiamo mettere ovviamente in, cioè che siano efficaci. Molto spesso ci troviamo al congresso e discutere dello statuto il venerdì sera, il sabato sera, dopo un bilancio o meno, alla fine poi diventa difficile. Quindi se questo è un modo per organizzare meglio il congresso, secondo me è la cosa migliore. Io sono molto d'accordo sulle cose proposte dalla segreteria, perfino gli sportelli, che ho sempre pensato che occorre, se uno va per qualcosa, diamo la possibilità di farlo, però prima, cioè prima di aprire una sede, è chiaro che servono condizioni oggettive e politiche diverse. Allora, cos'è l'Unione Inquilini? Allora, noi abbiamo fatto l'Unione Inquilini a Livorno negli anni del 78 perché pensavamo che oltre a sindacalizzare le fabbriche, cosa che dire adesso sono anacronisti o pensare che siano sindacalizzate, c'è neanche sulla democrazia dentro le fabbriche, abbiamo dovuto sindacalizzare il territorio. Le fabbriche degli anni 70, nell'immaginario collettivo, gli operai, la Fiat, le grandi concentrazioni, che erano i famosi consigli di zona, quindi l'Unione Inquilini era sindaco. Allora si chiamava Commissioni Lotte Sociali, quella del DUP, poi DDP. Poi si fondò l'Unione Inquilini con l'intento di fare il sindacalismo nel territorio. Se aprì e si disse a Livorno è impossibile che occupino le case, è impossibile. Dopo 2 giorni occuparono 100 appartamenti pubblici che gestimo per 8 mesi, quindi molto spesso uno si dà un obiettivo, pensa la realtà in un modo e poi la realtà è completamente diversa. E quindi occorre pensare quali sono gli obiettivi che ognuno di noi si dà nella propria città. Perché noi primi è una struttura federata, ma non perché è bello essere federati,
perché sono diverse le 100 città. Cioè, se a Pescara c'è un'ate che è stata, vogliamo, cannibalizzata da alcune famiglie e non c'è nessuna regola, non vuol dire che a Livorno sia così. A Livorno c'è una casa Alpe che nel vero non vale c'ha regole, come c'è da altre parti. Quindi, come si fanno i picchetti autostrade a Rieti, non è uguale che si fanno a Milano o si fanno a Bari. Quindi io credo che ogni città si debba dare degli obiettivi con gli strumenti che ha. Cioè, per me l'unione dei primi è uno strumento, non è il fine. A me si può cambiare il nome anche fra 3 anni se diventa migliore, non me ne frega nulla. Io non ho il problema dell'identità, io sono già abbastanza identitario per conto mio. Obiettivi. Noi abbiamo l'obiettivo di cambiare la nostra città e abbiamo contribuito con l'Unione Inquilini a una lista di sinistra, entrando anche in lista, che non ha avuto purtroppo quell'1,5 in più che avrebbe consentito di andare al ballottaggio col PD, siamo arrivati secondi, ma abbiamo dato indicazioni subito di votare 5 Stelle. Cioè si è fatto un salto nel buio. È chiaro, l'Unione Inquilini con una struttura nazionale regimentata, il segretario o meno, non era possibile. Walter, lo posso fare questo? Walter, lo posso fare quest'altro? L'Unione Inquilini non è quello, l'Unione Inquilini è sperimentazione. E penso che questa sperimentazione, che a Livorno andrà bene, perché non solo si è preso il comune, si è chiamato il PD, che secondo me il PD è un partito di destra, non è un partito di sinistra. Sarà composto anche da elettori e da persone di sinistra, ma la sua politica non da oggi, ma da tempo, è liberal democratica al massimo. Con Rieti è liberal fascista, perché ha praticamente scancellato le minoranze anche in Toscana. Cioè, lasciamo perdere Renzi, che spero che non dura molto. Io speravo che morisse Berlusconi, ora spero che muoia politicamente Renzi. Politicamente. Quindi il problema a questo punto non si è preso questa città e si lavora con la giunta, con consiglieri e si porta a casa dei risultati che prima non potevamo avere, con sempre difficoltà. Quindi io penso che dipende, noi siamo contro la centrificazione del territorio, siamo per la propria, cioè ci sono tanti obiettivi che occorre rivedere la città come si presenta. Altra questione. L'intervento del compagno della CUB. Io sono molto sensibile a questo tipo di dibattito, però io nel 95, no, nel 94 ho fatto essere sindacato, sono uscito dalla CGL perché era il 40% conquistato, non dava un 40% di opposizione CGL, mi sono cimentato nel sindacalismo di base e non sono riuscito a far capire una cosa. Che serviva a fare un unico sindacato di base, federato. E ogni volta non è possibile. E penso che senza questa condizione, non è che la CUB avrà più ragioni di avere l'IP, USB, conosco tutti i meccanismi, da Bernocchi, però voi dite. Però c'è l'idea che c'è un nuovo sindacato che non è solo dei lavoratori, ma che riesce anche a organizzare quelli che non lo sono lavoratori, e che è molto difficile, e che si pone in forma federata, aperta, oppure noi non riusciamo a coniugare questo slogan che a Livorno abbiamo inventato: perdi il lavoro, perdi la casa. Ora, se abbiamo invertito la questione, perché ci dicevano che hanno sfrattato, tanto senza casa, come se quello fosse marginale. Io ho detto no, perdi il lavoro, e infatti a Livorno le 2000 famiglie che hanno lo sfratto per velocità è tutta la maggior gente che prima lavorava. Quindi se a Livorno riparte il lavoro, diminuiscono anche gli sfratti di velocità. Quindi l'intervento sindacale in questo caso è essenziale. E noi non possiamo arrivarci come noi primi a dire, lo si è detto, a Livorno il bacino di carenaggio costruito da anni, abbandonato, va rimesso in zona per riparazione, le ditte ci sono, consiglio ci si lavora, ma si lavora marginalmente. Occorre un sindacato che fa questa battaglia, non un sindacato che fa la battaglietta dentro il posto di lavoro, quel posto, quello là, che è importante. Un sindacato che parla alla società, che riesce a fare confederazione. E
purtroppo si vede male, non c'è. Allora, Livorno purtroppo non ce l'abbiamo, me lo mi metto a farlo lì, ma purtroppo la metà mi sembra un po' grave. Quindi secondo me il problema è il lavoro e come noi mettiamo in piedi iniziative sul lavoro, è importante lo sciopero del 14, la DIG l'ho fatto nel 2018, però io penso che il lavoro oggi, e noi abbiamo vinto a Livorno, no perché abbiamo messo insieme i vecchi annesi della sinistra, io facevo parte di Rifondazione, io sono ancora, ma perché questa lista Buongiorno Livorno ha saputo parlare alla generazione dei quarantenni con un linguaggio diverso, con modalità diverse, con sistemi di comunicazione diverse che io non potevo immaginare. E per il tempo? No, domani quanto ciò? Io finisco un minuto. Allora, per quanto riguarda, no, io ho quasi finito, nel senso che il 10 ottobre noi cosa facciamo? Non facciamo la seconda manifestazione, puntiamo in alto. Abbiamo preso una piazza della città, Piazza Cavallotti, e abbiamo detto diritti in piazza, parlando della giornata di lotta per la casa. Porteremo il gazebo di 5 Stelle, il gazebo di Buongiorno Livorno, il gazebo di Rifondazione, il gazebo di Olinquilini, faremo intervenire il sindaco e il candidato al presidente della provincia che è il Parodi, e se riusciamo a farlo passare è il secondo schiaffo che il PD prende, e cerchiamo, cioè trasformiamo, vogliamo che la città in tutte le sue articolazioni metta al centro, non al gasificatore, sia l'energia pulita, perché noi nel sindacalismo di territoriale che avevamo in testa negli anni 70 non c'era solo difendere lo sfratto, era difendere l'habitat di una città, cioè di come si vive, di come si lavora, di come si mangia, quindi fa parte del nostro progetto. Poi per l'ultima questione sul 5 per 1000 e chiarire, io chiedo a tutti di impegnarsi il prossimo anno, avremo il resoconto di quanti soldi abbiamo raccattato, i soldi arrivano sul conto corrente di Livorno e non i quelli di Livorno. C'è l'accordo con Lanciano che appena arrivano i soldi, quanti sono lo vedremo tutti, la segreteria nazionale deciderà come usarli, per capirsi, non sono soldi che rimangono a Livorno, sono soldi, io spero tanti, perché poi nel gruppo di lavoro dell'associazione darò il mio contributo. Secondo me bisogna usare questi strumenti fra i tanti, 5 per 1000, se noi fossimo in grado di portare 20.000 persone a 5 per 1000 all'anno, avremmo 4 volte il bilancio che ha fatto Lanciano in questi giorni. Quindi 20.000 persone, ce le dividiamo per città e otterremo più soldi di quanti ne ha messi in 1.075.000 euro. Quindi alle volte bastano 3 o 4 idee per avere la possibilità di organizzarsi meglio. Poi il resto lo affronteremo in gruppi di lavoro, insomma.